gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. Mister, una vittoria preziosa della sua squadra qui a Gioia Tauro, ci sono molte recriminazioni da parte sul versante opposto, è una vittoria meritata, quanto condivide le proteste di Graziano Nocera? Io dico che ognuno tira la colpa al mulino, io penso che anche noi abbiamo magari qualcosa da recriminare, forse la prima azione c'era un rigore netto, l'hanno vista tutti insomma, quindi poi andare a protestare su quello che sono gli errori durante la partita penso sia un po' perso, alla fine poi si bilancia sempre tutto, secondo me. Tanto sta che la squadra naturalmente dopo è rimasta in Coppa d'America, noi abbiamo avuto sicuramente un vantaggio, l'abbiamo saputo sfruttare insomma. Sapevamo comunque che era una partita difficilissima perché questa è una buona squadra, un'ottima squadra ed è un campo sicuramente dove penso che tutti vorranno andare a prendere dei punti, anche per questo sicuramente il risultato di oggi vale doppio. Mister, si aspettava una nuova Gioiese così dimessa o pensava in una squadra più determinata? Ma guardi, io penso che abbia influito anche a livello di prestazione proprio la partita in questa settimana. Non dimentichiamoci che mercoledì abbiamo giocato sia noi che loro una gara penso tirata, almeno la nostra è stata tiratissima, così penso anche a Soverato per la Gioiese, quindi ci può stare che magari quei ritmi erano diciamo sua squadra. Beh, noi stiamo vivendo la giornata onestamente, vogliamo fare un risultato buono, positivo, anche se riteniamo che il campionato sia difficilissimo, il cammino è molto molto lungo. È una società che comunque ci sta vicino e questa è la cosa più importante. Molto bello il gol di Paolo Gallo. Sì, però ormai ci ha abituato a soluzioni del genere. Riesce a capitalizzare quello che poi oggi è stata una delle operazioni diciamo, della partita. Il merito va a Paolo, ma merito va sicuramente alla squadra che si è sacrificata per far sì che lui potesse realizzare. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.